Ciao a tutti, benvenuti. Sono Alessandro Montalti, direttore e-commerce in Cosmobile, formatore e direttore di Magentiamo. E sono qui a parlarvi di omnicanalità, ovviamente dal punto di vista tecnologico, ma non solo. Perché omnicanalità è un concetto e quindi non voglio fare troppo il filosofo, ma sto invecchiando, quindi lo farò. Mi tocca. Però è un concetto davvero importante ed è importante che noi partiamo dal concetto prima di discutere di tecnologie e un sacco di, permettetemi, figate tecnologiche bellissime che però dobbiamo contestualizzare, non vanno bene per tutti, la tecnologia non va bene per tutti, quindi prima capiamo cosa serve e poi ragioniamo. Spesso si parla di mindset legato all'omnicanalità e credo che sia assolutamente necessario parlarne, quindi noi dobbiamo capire chi meglio di un imprenditore, chi meglio di uno specialista del vostro business, del vostro e-commerce, ma soprattutto chi sta in negozio, se li avete ovviamente, o se li volete aprire. Chi meglio di loro può capire chi è, che cosa, di che cosa ha bisogno, di che cosa avrebbe bisogno il cliente che sta davanti, no? Che abbiamo dall'altra parte. Questo è fondamentale. Non tutti i business hanno lo stesso concetto di omnicanalità, ma il concetto di omnicanalità, che vuol dire ascoltare il cliente, lo diciamo sempre anche nel contesto digitale, ma ascoltare il cliente sul fisico e capire quali sono le opportunità del digitale è fondamentale. Quindi partiamo dal fisico. Io dico sempre, faccio sempre un po' di parallelismi, no? Tra il negozio fisico e l'e-commerce, lo faccio anche solo quando c'è solo l'e-commerce e fidatevi, servono e non sono scontati. Ci sono clienti che entrano, cercano il loro prodotto, il prodotto di cui hanno necessità, in delle scansie perfette, ordinate in ordine alfabetico per necessità eccetera, trovano il loro prodotto, vanno in cassa e lo pagano, fantastico. Addirittura ci sono dei negozi fisici con i carrelli diversi dell'aspetto, con dei colori diversi del tipo non mi rompete le scatole, fantastico, ottimo. Quello è il cliente medio dell'e-commerce. Sono 20 anni che facciamo e-commerce, no? Nel mondo intendo, 20 anni di storia di e-commerce. Questo andava bene 10 anni fa, cioè avere le scansie fatte bene andava bene 10 anni fa. Ad oggi ci sono dei clienti anche sul fisico che arrivano direttamente, non guardano nessuna scansia, arrivano direttamente dal commesso e ne chiedono io sono questo, avrei bisogno di quest'altro, mi dai una mano? Fantastico. Questo noi lo dobbiamo approcciare ad esempio sull'e-commerce. Noi dobbiamo capire che questa mentalità di ascolto, di riportare nel digitale quello che l'utente ci chiede, è alla base del capire le sue necessità e di quali sono le sinergie tra offline e online. Ma soprattutto capiamo che possiamo fare. Cioè la tecnologia arriva dopo la strategia aziendale e le operation aziendali, o se vogliamo le procedure aziendali. Se io ho una logistica che si muove in un certo modo, non potrò gestire per esempio il ritiro del negozio piuttosto che compra il negozio e te lo spediamo online perché non ho la taglia, ma intanto tu hai già pagato, no? Dipende dalla logistica, dipende dove ho il magazzino. Quindi capiamo intanto che cosa vorrebbe il cliente, no? Quindi capiamo quelle che sono ovviamente le funzionalità più standard legate all'omnicanalità, che potrebbero essere legate alla gestione dei magazzini, alla gestione del reso, alla gestione del supporto cliente, al provare le taglie, per esempio il camerino, che può essere virtuale, può essere fisico, e poi guidare, no, le scelte dei prodotti per il cliente. A volte parliamo di camerino, c'è sempre l'abbigliamento di mezzo, ma e se non fosse l'abbigliamento, e se fosse che il cliente va con il mio prodotto rotto e cerca gli accessori, rotto comunque sia, in cui cerca gli accessori e noi vogliamo capire quali sono gli accessori giusti e poi glielo lasciamo comprare online? Tutto questo è fantastico. Noi dobbiamo capire come il cliente si approccia al nostro settore, al nostro mercato, qual è l'offerta dei competitor e poi dobbiamo strutturarci prima in azienda e poi lato tecnologico per andare in questa direzione. È fondamentale. Mi dispiace parlare di mindset e di parlare poco di tecnologia, sembra davvero che la voglia lasciare in secondo piano, ma non è così. Ci sono tantissimi temi che sono fondamentali e la tecnologia è un grande boost, è un grande driver per quello che dobbiamo fare. E allora dentro ci mettiamo non solo la piattaforma e-commerce, noi parliamo di ecosistemi e-commerce, no? Ecosistemi software che sono legati ai processi aziendali. E allora ci mettiamo PIM, sistemi dedicati al catalogo di prodotto e che mi aiutano a capire dov'è un certo prodotto nella mia azienda o come raccontarlo, per esempio, no? Come suggerire il fit con altri accessori piuttosto che con altri prodotti specializzati o alternative, no? Correlazioni tra i prodotti. C'è il sistema di Warehouse Management System, WMS, è vero, noi tecnici facciamo un sacco di inglesismi e poi troviamo un sacco di sigle, abbiate pazienza. Quindi WMS per la gestione dei magazzini,
e allora posso gestire la logistica intermagazzino e gestire il ritiro negozio. Ci sono sistemi, per esempio, di intelligenza artificiale che danno supporto online al cliente oppure permettono di dare supporto in negozio al cliente relativamente, no, alle opportunità che ha online. Abbiamo davvero tantissime opportunità tecnologiche, quindi non stringiamo e non facciamo diventare l'omnicanalità solo come quelle due o tre funzionalità che siamo abituati ad aggiungere nel nostro e-commerce, no? Ritiralo in negozio. Ok, è un pezzettino, è un 5% di omnicanalità. Se vogliamo far diventare davvero la nostra azienda omnicanale, ok, e non c'è solo il fisico e il digitale, ci possono essere davvero tanti canali anche ibridi, in cui in mezzo ci sono le persone, e ovviamente quindi i processi aziendali. Allora davvero dobbiamo studiare, dobbiamo capire di cosa avrebbe bisogno il nostro cliente e ascoltarlo. Tecnologia insieme con esperienza fisica. Mi raccomando, non scordatelo mai. Buon e-commerce a tutti.